Conferenza dei rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge in materia di danni provocati dalla fauna selvatica. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto altresì che, in base alle disposizioni adottate dalla Giunta, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi, non registrandoli, diciamo, dissensi, attivo l'impianto. Ovviamente non ci sarà alcuna resocontazione. Ringrazio il dottor Piero Genovesi, responsabile del servizio coordinamento fauna selvatica dell'ISPRA, per aver accolto l'invito della Commissione. Chiaramente noi abbiamo 45 minuti perché poi a seguire abbiamo sempre un'altra audizione sul tema con le agricole, quindi lascerei la parola al dottor Genovesi perché credo che abbia avuto modo anche di vedere le proposte di legge e dare la sua opinione. Poi lasceremo spazio alle domande dei colleghi. Prego, dottor Genovesi. Buongiorno Presidente, grazie dell'invito. Abbiamo analizzato con i colleghi che mi supportano su questa materia i testi delle proposte di legge in discussione. Innanzitutto penso sia necessario evidenziare che la materia oggetto delle proposte è effettivamente molto rilevante. A noi arrivano segnalazioni costanti di crescenti conflitti legati alla presenza, soprattutto del cinghiale, ma anche di altre specie di ungulati, la crescente presenza nel nostro paese di popolazioni di queste specie, che in alcuni contesti causano rilevanti problematiche sia di danni all'agricoltura, sia di incidenti stradali. E più recentemente anche rilevanti problematiche legate alla presenza, soprattutto del cinghiale, in ambito urbano. E quindi, diciamo, noi, nella mole di pareri tecnici che istruiamo ogni anno, affrontiamo questa tematica in una notevole, proporzione del nostro impegno, quindi circa un quinto di tutti i pareri che ISPRA esprima in materia faunistica sono proprio riferiti alle problematiche legate soprattutto al cinghiale. Il quadro, diciamo, il quadro è radicalmente mutato negli ultimi decenni. Il quadro normativo di riferimento che le proposte intendono modificare è stato sviluppato agli inizi degli anni 90, quindi con la legge 157 del 92. E un quadro normativo quindi che risente di un sistema, di un contesto faunistico molto differente rispetto alla situazione attuale. I numeri di cinghiali, di caprioli, di cervi sono molto cresciuti. Noi stiamo lavorando ad una relazione sulle criticità legate alla presenza del cinghiale nel nostro paese, che speriamo di poter pubblicare nei prossimi mesi. Relazione nella quale forniremo una fotografia aggiornata del livello dei danni, del numero di abbattimenti, delle attività di prevenzione che vengono attivate in tutto il paese. Quindi sicuramente una materia rilevante che comporta notevoli problemi in molti contesti, anche urbani, del paese. I principi cardine del quadro normativo che le proposte vanno a modificare sono sostanzialmente questi. Da un lato, il quadro normativo riferito appunto alla legge 157 del 92 impone che ogni attività di controllo, di mitigazione dei danni causati dalla fauna selvatica sia prioritariamente realizzata con tecniche metodi cosiddetti ecologici, ovvero tecniche incruente che non prevedano la sottrazione di animali dalla natura attraverso abbattimenti o catture. Quindi, diciamo, il quadro normativo impone che si cerchi di intervenire prioritariamente con tecniche di prevenzione dei danni, quindi recinzioni, ad esempio, dei comparti agricoli. E solo una volta verificata l'inefficacia di queste tecniche si possa intervenire con abbattimenti o rimozione tramite cattura. Questo è uno dei punti che le proposte affrontano. L'altro elemento del quadro normativo è legato alla selettività dei metodi di controllo, ovvero
Qualora si sia verificata l'inefficacia delle misure di prevenzione dei danni e si ritenga di intervenire con rimozioni, le tecniche previste per questa forma di intervento, quindi non per la caccia, ma per il controllo delle popolazioni, devono essere selettive, ovvero non devono causare impatti su altre componenti delle biocenosi, su altre specie selvatiche. E anche su questo il ruolo dell'ISPRA, come nel caso dell'efficacia dei metodi di prevenzione, è obbligatorio, cioè noi dobbiamo esprimere un parere che non assume carattere vincolante, ma è comunque obbligatorio. Un altro punto che le proposte, che alcune proposte affrontano, sono le motivazioni degli interventi di controllo. La norma attuale sostanzialmente prevede la possibilità di intervenire nel caso di gravi danneggiamenti dell'attività dell'uomo, per esempio l'agricoltura, però non include esplicitamente la possibilità di intervenire invece per motivi di incolumità pubblica o per incidenti stradali. E questo fa sì che in alcuni contesti si agisca su queste, quando ci sono casistiche di questo tipo, con ordinanze sindacali, invece che con il ricorso ordinario alle formule previste dal quadro normativo. Infine, l'altro punto delicato che negli ultimi anni ha ricevuto moltissima attenzione è quella di chi è abilitato ad operare gli interventi di controllo della fauna. La norma degli anni 90 prevedeva la possibilità di intervento essenzialmente solo per personale d'istituto, ovvero quelle che allora erano le guardie provinciali. Eventualmente con il supporto di conduttori di fondi, quindi con agricoltori, se muniti di licenza di caccia, con forestali o altri soggetti, però sostanzialmente era un'attività che doveva essere realizzata direttamente da personale di istituto. I mutamenti del quadro amministrativo del paese ha reso sempre più complesso intervenire solo con personale di istituto, e anche per l'aumento delle casistiche di danni causati da fauna selvatica, e quindi moltissime regioni sono intervenute nel corso degli anni anche utilizzando delle figure a supporto, cosiddetti dei coadiutori. Questo tipo di operatori, che appunto negli anni passati è stato ampiamente utilizzato, ha ricevuto diverse censure, visto che le corti hanno evidenziato che c'era una contraddizione col quadro normativo. Quindi le norme vanno ad affrontare anche questo punto. Va però detto al riguardo che una recente sentenza di quest'anno della Corte Costituzionale ha modificato l'interpretazione legata a questo punto, aprendo la possibilità di usare dei coadiutori, quindi diciamo in qualche modo forse risolvendo questo nodo, che effettivamente ha rappresentato un notevole limite alla possibilità di operare controllo della fauna selvatica, purché questi operatori siano adeguatamente formati attraverso dei corsi di formazione disegnati anche alla luce delle indicazioni di ISPRA. Quindi ecco, questi sono un po' in sintesi i nodi che le diverse proposte in modo diverso vanno ad affrontare. Entrando nello specifico delle proposte, partendo dalla proposta di legge 2673 di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli, sostanzialmente questa proposta non modifica i principi base del quadro normativo, si mantiene l'obbligo del ricorso a tecniche selettive di prelievo, e questo è un punto che per noi di ISPRA abbiamo in più occasioni ribadito essere effettivamente essenziale, perché riconoscendo, pur sottolineando la necessità di aumentare l'efficacia della gestione dei danni, diciamo intervenire fuori dalla stagione di caccia anche in territori protetti con tecniche che possono causare impatti indesiderati, appare a nostro parere assolutamente criticabile. Esistono tecniche selettive molto efficaci che possono permettere di intervenire in maniera efficace senza causare danni indesiderati. C'è un punto specifico in cui si chiarisce che le regioni e le province autonome provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, al di fuori dei periodi degli orari di caccia, che è un chiarimento non strettamente necessario, ma che potrebbe chiarire.
Il punto di questa proposta si concentra sui coadiutori, cioè sui soggetti che possono intervenire a supporto per gli abbattimenti di controllo. E diciamo che la proposta intende affidare, sotto il coordinamento della Polizia Provinciale, la realizzazione di questi interventi ai cacciatori ammessi all'attività venatoria nelle aree interessate dai danni. Non c'è un richiamo ad aver seguito uno specifico corso, quindi questa impostazione, da un lato, contraddice le indicazioni recentemente espresse dalla Corte Costituzionale, ma che sono anche indicazioni tecniche che noi in più casi abbiamo fornito. Noi riteniamo che i coadiutori siano figure potenzialmente importanti, ma che debbano essere formati in modo da assicurare la sicurezza degli interventi. Quindi, da questo punto di vista, riteniamo che sarebbe opportuno sempre prevedere questo ricorso. L'altro aspetto su cui abbiamo perplessità è il ricorso ai cacciatori solo delle zone interessate dai danni. Questo, da un lato, questa limitazione può limitare l'efficacia degli interventi, ma poi sembra un po' voler promuovere diciamo, un'accettazione sociale degli interventi di controllo da parte della componente venatoria. Questo, diciamo, a nostro parere, contraddice un po' la necessità di aumentare l'efficacia degli interventi. In sostanza, quindi, abbiamo queste perplessità sugli specifici punti dell'utilizzo dei coadiutori con queste formule. Venendo alla proposta 2138 di iniziativa dei deputati Caretta, Butti, Ciaburro, Tedda e Rotelli, questa proposta mantiene l'obbligatorietà del parere ISPRA sui piani di controllo, cancella però l'obbligo di ricorso ai metodi ecologici e cancella anche il concetto di selettività delle tecniche di prelievo. Ora, su questo punto ritengo utile chiarire che l'impostazione della norma della 157 iniziale, ovvero che l'impostazione dovesse sempre seguire un percorso che prevedeva inizialmente il ricorso a metodi ecologici, solo quindi diciamo incruenti metodi di prevenzione dei danni, solo una volta verificata l'inefficacia permetteva il ricorso agli abbattimenti. In realtà, soprattutto nel caso del cinghiale, le indicazioni che noi forniamo nei nostri pareri sono che un utilizzo integrato di queste tecniche, cioè di metodi di prevenzione e di rimozione, sia tecnicamente la formula più corretta. E questo tipo di approccio, ovvero di un percorso integrato di più tecniche, non è stato contestato negli ultimi anni da decisioni di corti di diversi gradi. Quindi noi riteniamo che questa sia la formula che più correttamente permetta di intervenire, anche perché va detto che i metodi di prevenzione, pur non essendo spesso risolutivi, non si può pensare a recintare tutti i campi d'Italia. Però in alcuni contesti sono effettivamente una formula di mitigazione dei danni molto efficace. Il ricorso, ad esempio, a recinzioni elettriche per contenere i danni dei cinghiali può in alcuni contesti essere più efficace dell'intervento tramite piani di abbattimento. Quindi ecco, uno specifico richiamo ad un utilizzo di entrambi questi approcci, a nostro parere, mantiene una validità tecnica, pur ritenendo accettabile che si superi l'impostazione proposta dalla norma, appunto, di un ricorso prioritario e generalizzato sempre alle tecniche di prelievo. Come dicevo, invece, noi abbiamo più volte espresso perplessità sul superamento del principio di selettività delle tecniche di controllo, perché sostanzialmente queste si configurano in particolare nell'utilizzo della braccata per l'abbattimento dei cinghiali, una tecnica effettivamente efficace, ma che comporta diversi rischi di impatto su altre componenti degli ecosistemi, perché si tratta di far entrare nel territorio agrosilvo-pastorale numeri consistenti di operatori, di cani, che non solo vanno a disturbare e muovere i cinghiali, ma che vanno a influenzare anche molte altre specie selvatiche. Per di più, questo tipo di intervento aumenta la mobilità dei cinghiali, quindi, ad esempio, noi abbiamo trovato una possibile correlazione tra l'utilizzo delle braccate e l'aumento degli incidenti stradali, che appaiono più frequenti proprio nel periodo di caccia nella quale si utilizza questa tecnica.
Esistono altre tecniche che assicurano la selettività e che sono la caccia di selezione a distanza con ottiche di mire, la caccia alla cerca o girata, l'utilizzo di cani singoli con la tecnica appunto della girata, tecniche che possono essere estremamente efficaci senza prevedere impatti su altri componenti degli ecosistemi. Quindi ecco, noi riteniamo che sia tecnicamente criticabile il superamento dell'impostazione della selettività delle tecniche di controllo delle popolazioni selvatiche. Questa proposta prevede la possibilità di autorizzare al prelievo cacciatori che abbiano seguito uno specifico corso, quindi è coerente con le richieste anche della Corte Costituzionale di assicurare che gli operatori al controllo siano formati. Anche in questo caso, però, la proposta intende limitare coadiutori esclusivamente ai cacciatori delle zone interessate dai danni, cioè dagli ambiti territoriali di caccia, dei comprensori alpini interessati geograficamente dei danni. Diciamo anche, come già commentato, riteniamo che questa limitazione non sia coerente con l'obiettivo di aumentare l'efficacia degli interventi e sembra più finalizzata ad aumentare un consenso sociale verso la componente venatoria. Questo in realtà può anche rischia di creare degli effetti perversi, perché se la gestione del cinghiale è lasciata completamente in mano alla componente venatoria, si rischia che ci possano essere dei conflitti di interesse, perché la componente venatoria in alcuni contesti attua gestioni finalizzate al mantenimento di popolazioni elevate delle loro specie preda. Questo è comprensibile, è pienamente legittimo, però non è detto che le finalità del controllo siano coerenti con le finalità del mondo venatorio. Quindi noi riteniamo che sia assolutamente utile fornire un quadro più chiaro sugli operatori abilitati al controllo, che vada nella direzione indicata anche dalla sentenza della Corte Costituzionale, però diciamo, non vediamo la necessità né di limitare al solo mondo venatorio questa possibilità, perché oramai si opera controllo non solo sugli ungulati, ma anche su molte altre specie. Pensiamo alle specie invasive come lo scoiattolo grigio, la nutria, possono essere operatori, non necessariamente cacciatori, che intervengono in questi casi. L'importante è che siano formati. Infine, questa proposta va a toccare anche le motivazioni del ricorso al controllo, dove si inserisce la prevenzione degli incidenti stradali, che, come dicevo, non è esplicitamente prevista dal dettato attuale della norma. E questa integrazione, come dicevo, a nostro parere è opportuna perché, pur non risolvendo completamente il problema degli incidenti, in alcuni contesti può permettere di intervenire per prevenire rischi, ad esempio dove ci siano presenza di individui in sedi stradali, proprio per limitare rischi di incidenti. E estendendo la possibilità di attivare interventi per motivi di incolumità pubblica, fornisce una base più solida per la crescente casistica di interventi operati in area urbana o periurbana, dove la finalità principale è quella appunto di ridurre i rischi di incolumità pubblica, non solo per i possibili incidenti stradali, ma anche per l'interazione tra cinghiali e persone. Quindi riteniamo che estendere le motivazioni del controllo sia assolutamente condivisibile e tenga conto del mutato quadro faunistico. Veniamo alla proposta di legge 174 d'iniziativa dei deputati Russo e Pentangelo. Questa è una proposta estremamente articolata, prevede modifiche a diversi punti della legge 157, quindi adesso io cercherò di sintetizzare alcuni dei commenti, ma poi mi riserverei di mandare una nota scritta su questi elementi. Diciamo, l'impostazione proposta da questo testo modifica radicalmente l'attuale quadramento normativo, e quindi specifica che nei piani faunistici venatori vengano stabiliti gli interventi e le misure per la prevenzione e il controllo dei danni. Quindi mantiene questa impostazione attuale di un'attenzione sia alle tecniche di avvertimento, ma anche a quelle di
prevenzione dei danni. Dopodiché si introduce una distinzione tra interventi ordinari e straordinari di controllo, che è un concetto nuovo, a mio parere non adeguatamente dettagliato, quindi non è chiarissimo a nostro parere quale sia questa distinzione. Indico, questa è una cosa diciamo molto tecnica, però nei metodi di prevenzione si inseriscono anche le trappole. Le trappole in realtà prevedono la rimozione di individui e vengono sempre considerate comunque tra le forme di abbattimento, perché comunque è un prelievo degli animali, quindi questo riteniamo che andrebbe chiarito. Ci sono diversi punti nei quali la proposta affronta i termini dell'indennizzo e del finanziamento delle tecniche di prevenzione dei danni. Chiarisce che i costi di queste misure sono a completo carico di regioni e province autonome. Questa è una cosa che il quadro normativo attualmente non chiarisce in questo senso. Ora, non è materia che rientra tra le nostre competenze, però vediamo il rischio che questo possa creare delle criticità di reperimento dei fondi, ma insomma questo lasciamo ad altri valutare più in dettaglio. Un altro elemento che riteniamo utile approfondire è che il quadro in materia di indennizzi e dei danni, ma anche quello di incentivazione all'utilizzo delle prevenzioni, è radicalmente cambiato anche in funzione del regime di de minimis imposto dalle recenti posizioni della Commissione europea. E quindi diciamo che sottolineiamo l'opportunità che su questo aspetto specifico si valuti con attenzione la coerenza con i regimi imposti a scala comunitaria che sono stati affrontati dal Ministero delle Politiche Agricole in contatto con il Ministero della Transizione Ecologica, anche in contatto con noi. Detto questo, per quanto riguarda le misure cosiddette ordinarie di controllo che la proposta propone di introdurre, questi interventi finalizzati anche alla riduzione degli incidenti stradali, sembrano gestiti autonomamente dagli istituti venatori, quindi dai comprensori alpini e degli ambiti territoriali di caccia, insieme agli enti delle aree protette o ai siti della rete Natura 2000. Ci sembra non sia previsto parere tecnico di ISPRA, quindi in qualche modo si delega la gestione di queste problematiche a livello locale, alla componente venatoria per i territori venabili, senza una verifica tecnica esterna. Di nuovo, diciamo, noi cerchiamo di operare assicurando degli indirizzi tecnici che aumentino l'efficacia del controllo, espressi in tempi che non creino difficoltà gestionali. Le indicazioni tecniche che noi diamo nei nostri pareri sono spesso mirate ad aumentare l'efficacia del controllo, non a limitarne la possibilità di attuare questi interventi. E i nostri pareri vengono espressi in media in circa 15 giorni. Quindi noi riteniamo che il superamento della verifica tecnica da parte di ISPRA rischi non di essere l'eliminazione di un lacciuolo, ma rischi di delegare la gestione della materia alla componente venatoria con effetti che potrebbero ridurne l'efficacia e non aumentarla. Quindi noi esprimiamo perplessità su questa impostazione. Per quanto riguarda le misure straordinarie di controllo della fauna, queste possono essere autorizzate, secondo l'impostazione della proposta, dal prefetto tramite ordinanza, su richiesta di sindaci e di altre autorità locali, difatti escludendo le regioni dalla competenza in materia, come invece è il caso attuale. Si prevede che il controllo possa essere attuato solo dopo aver adottato misure di prevenzione, misure ecologiche. Non è prevista la verifica dell'efficacia di tali misure. Un punto interessante è che prevede la possibilità di operare il controllo anche su forme inselvatichite di specie domestiche e forme domestiche di specie selvatiche. Questo effettivamente è un chiarimento che a nostro parere risulta utile, perché a noi sempre più spesso vengono segnalate problematiche alla presenza di ovini, bovini, equini e suini domestici, inselvatichiti o ibridi che causano notevoli problematiche sul territorio e che in molti casi
il quadro normativo, non avendo un riferimento esplicito, non permette di gestire efficacemente. Quindi riteniamo che questo punto possa essere utile, quello di chiarire che anche le specie domestiche inselvatichite o le forme domestiche delle specie selvatiche o gli ibridi rientrino nella gestione, nei principi di gestione applicati alla fauna selvatica. Si prevede in questa impostazione, in questa proposta del parere ISPRA, ma la decisione di attuare il controllo viene delegata al prefetto che opera sulla base di elementi conoscitivi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni. Di nuovo, si esclude il principio delle tecniche selettive tra i metodi di abbattimento, quindi della selettività del prelievo, e come già detto, questa impostazione a nostro parere rischia più che di aumentare l'efficacia, di aumentare gli effetti negativi del controllo. All'articolo 5 la proposta affronta l'aspetto dei coadiutori, quindi dei soggetti abilitati al controllo. Specifica che il prefetto può autorizzare tutti i possessori di abilitazione venatoria, non è previsto alcun obbligo di formazione, anche su, come già detto, questo riteniamo che sia un elemento criticabile, perché contraddice anche i principi introdotti dalla sentenza della Corte Costituzionale. Prevede esclusivamente ricorso a cacciatori, e ripeto, anche in questo caso non è detto, cioè il fatto di essere possessori di licenza di caccia appare sicuramente utile per il controllo del cinghiale o di altri ungulati, ma non necessariamente utile quando si interviene, ad esempio, con il trappolamento delle nutrie o degli scoiattoli grigi americani. Si affronta poi l'aspetto della prevenzione e del risarcimento dei danni, che più correttamente forse andrebbero definiti incentivi e indennizi. Si prevede che le misure di prevenzione siano stabilite anche sulla base del parere che ISPRA esprime. Come già detto, tutta la materia è stata recentemente modificata dagli orientamenti comunitari in materia, quindi io penso che sia opportuno prevedere degli approfondimenti qualora questo testo rimanga nella struttura che abbiamo valutato. Un elemento tecnicamente molto complesso da valutare è quello che la proposta di legge introduce un principio di zonizzazione del territorio in base alle diverse tolleranze della presenza di ungulati. Quindi in pratica si distinguono le aree territoriali dove la presenza degli ungulati può essere più elevata o meno elevata, a seconda ad esempio della presenza di attività agricole, che è un tipo di indicazione gestionale che noi spesso forniamo, riteniamo che sia utile. Certo, introdotta come principio prescrittivo in una norma è molto complesso poi da gestire, perché non sempre è possibile valutare le densità delle popolazioni e dotarsi di densità obiettivo, quindi rischia di aggravare poi le istruttorie tecniche propedeutiche al controllo, pur avendo una base tecnica interessante. Tra l'altro, una delle indicazioni che noi diamo quando si gestiscono gli ungulati specificamente è che è utile un raccordo tra l'attività di caccia, l'attività venatoria e l'attività di controllo. Cioè l'attività di caccia, nel caso specifico degli ungulati, può essere mirata a ridurre le consistenze dove ci siano danni rilevanti all'attività dell'uomo. Quindi, più che separare completamente attività di caccia e controllo, assicurare una pianificazione che tenga conto sia della pianificazione venatoria sia dell'attività di controllo, a nostro parere, può essere più utile. Quindi, ecco, da questo punto di vista, forse questi stretti paletti tecnici rischiano di creare qualche limitazione. C'è un punto su cui noi abbiamo fortissime perplessità, è che si torna alla possibilità di un foraggiamento artificiale delle popolazioni. Questo è un elemento che recentemente è stato oggetto di modifiche normative che ne vietano l'utilizzo, ma ne vietano l'utilizzo proprio perché si è visto nel corso degli anni che dare da mangiare alle popolazioni selvatiche rischia di avere effetti molto negativi, perché aumenta la produttività, quindi aumenta i numeri delle popolazioni, rischia di aumentare la mobilità dalle zone dove non trovano da mangiare a dove l'uomo gli fornisce cibo.
È una pratica che è stata in passato piuttosto diffusa, che ancora oggi ci risulta essere praticata pur illegittima, che nella tradizione venatoria di alcuni paesi è ancora diffusa, ma che ovunque è stata praticata mostra degli effetti negativi che a nostro parere sono estremamente rilevanti e che quindi a nostro parere rendono questa pratica gestionale assolutamente da evitare. La finalità del foraggiamento artificiale, cioè quello di spostare le popolazioni dagli ambiti agricoli ad altri ambiti, dai dati disponibili in ambito scientifico, non risulta assolutamente efficace, cioè le popolazioni vanno a mangiare negli ambiti dove gli si dà da mangiare, poi tornano a mangiare anche negli ambiti agricoli, quindi non ha alcuna efficacia in termini di contenimento dei danni e rischia invece di aumentare il livello di problematiche legate alle popolazioni selvatiche. Quindi ecco, su questo punto che è inserito l'articolo 6, noi riteniamo che è criticabile questo aspetto. L'articolo 9 di questa proposta prevede invece un punto su cui noi riteniamo che effettivamente ci sia un elemento molto utile, cioè prevede l'implementazione di banche dati dedicate e un obbligo di rendicontazione da parte degli enti preposti alla gestione, sia sulle misure di prevenzione dei danni, sia sugli abbattimenti. Questo riteniamo che sia un elemento utile perché dove noi riusciamo ad avere dati dalle regioni, dai parchi, ma anche dalla componente agricola sui livelli di danni, possiamo dare indicazioni molto più specifiche su come e dove intervenire. Questo fornisce elementi utili per elaborare piani di intervento più efficaci per mitigare gli impatti delle specie selvatiche. Quindi questo riteniamo che sia un punto fondante, importante e che ISPRA è disponibile a seguire per l'ambito delle nostre componenti. Può anche essere utile una maggior collaborazione sia con l'ISTAT al fine di includere la raccolta di alcune informazioni nel questionario relativo al censimento dell'agricoltura, e noi stiamo collaborando con l'ISTAT e con l'ACI attualmente per elaborare anche degli indicatori degli incidenti stradali, Dottor ma quindi Genovesi, mi prego. scusi, la chiedo se può, diciamo, accelerare un po' per i Sì, tempi. ho finito, quasi finito. Quindi questo è un punto che noi riteniamo utile. Ci sono degli elementi sui danni causati da grandi carnivori, orso e lupo, con dei principi che possono essere utili. Infine, si propone una modifica dell'elenco delle specie cacciabili, inserendo la nutria tra le specie cacciabili. Questo è un punto su cui abbiamo qualche perplessità perché non sempre l'inserimento delle specie che si vogliono controllare, come quelle invasive, tra le specie cacciabili è risultato efficace poi per limitarne. Penso all'esempio del Silvilago, dove è stato inserito, che è inserito tra le specie cacciabili e che ha questa cosa ha comportato un maggiore interesse da parte del componente venatorio e quindi non ha portato a un contenimento delle popolazioni, quindi è uno strumento che può non essere efficace. Quindi complessivamente, diciamo, poi mi riservo di trasmettere una nota di sintesi con tutti questi commenti. Riteniamo che la materia sia estremamente rilevante e meriti alcuni aggiornamenti del quadro normativo attuale, però abbiamo diverse perplessità su alcune delle impostazioni delle modifiche in discussione. Grazie. Bene, abbiamo qualche domanda da parte dei colleghi, ne ho per ora tre. Collega Caretta, prego. Poi Sarli e Bond. Sì, grazie dottor Genovesi per aver portato quella che è anche la posizione dell'istituto da lei rappresentato nell'approccio di queste leggi. Io credo che la politica oggi debba risolvere i problemi, altrimenti se facciamo i grandi annunci, poi alla fine i cittadini ci chiedono conto. Oggi la situazione del patrimonio faunistico in Italia è completamente cambiata negli anni, da quando c'è stata la legge statale 157-92. Dobbiamo dire che la legge che appunto regolamenta la caccia in Italia e prevede anche appunto il prelievo delle specie faunistiche che creano danni all'agricoltura
una legge tra le più vecchie in Europa, anzi, oserei dire che è l'unica legge tra tutti gli stati membri che è durata così tanti anni senza interventi necessari proprio per un cambio del territorio e un cambio anche di modo di gestire la fauna selvatica. Qui si fa, a mio avviso, serve un approccio scevro da ogni ideologia ed è necessario capire qual è il problema. Giustamente lei ha iniziato il suo intervento ricordando qual è il quadro normativo e le tecniche usate fino ad oggi, ma sarebbe assurdo per la politica pensare che per tutti questi anni sono state usate tecniche ecologiche e il problema, anziché essere risolto, si è ampliato notevolmente. Quindi è necessario, ce lo hanno chiesto gli agricoltori, è necessario un intervento serio però, non un intervento che possa sembrare una foglia di fico, far finta di risolvere il problema, quando in realtà poi il problema rimane nel territorio. Allora, ci siamo concentrati su un problema del proliferare dei cinghiali, abbiamo visto i grossi problemi che hanno creato nel nostro territorio, abbiamo visto che non c'è solo un rischio per i nostri agricoltori che comunque vedono il raccolto completamente distrutto, perché voglio ricordare che i nostri agricoltori producono eccellenze. E nel momento in cui un cinghiale o una famiglia di cinghiali ha distrutto il raccolto o parzialmente distrutto, quei prodotti non potranno andare poi nel banco alla vendita. Quindi distruggono praticamente tutti i raccolti e creano un grave danno alle nostre aziende agricole. C'è anche però un problema per l'incolumità dei cittadini, perché mi permetto di ricordare che quando abbiamo un incidente con un cinghiale o con un gulatto, comunque il rischio è che, ben che ti vada a distruggere la macchina, ma il più delle volte, questo lo leggiamo purtroppo in tanti giornali, più delle volte ci lasciamo la vita. E questo è un gravissimo problema e abbiamo l'obbligo, a prescindere da tutto, di intervenire per tutelare, diciamo, l'incolumità delle persone. Ci siamo concentrati sui cinghiali, ma potremmo parlare anche del proliferare indisturbato delle nutrie che creano grossissimi problemi a livello idrogeologico nel nostro paese e purtroppo se ne parla troppo poco. Purtroppo non viene fatta una corretta informazione anche tra tutti i cittadini della popolazione delle nutrie. E io sono contenta perché questa mattina ho appreso che invece a livello di istituto voi avete un monitoraggio nel territorio. Io avrei piacere magari anche se assieme al documento che riporterà il suo autorevole intervento, ci fosse fornito anche proprio tutto il monitoraggio su queste specie e tutti i progetti che sono stati fatti su queste specie, proprio per riuscire a capire anche noi come possiamo meglio intervenire. Possiamo parlare degli storni che distruggono i vigneti, possiamo parlare anche dei cormorani. So che come istituto avete fatto un importante o state facendo un importante progetto, ma lo state facendo a Trento. E io gradirei, ad esempio, che questo progetto fosse fatto in Veneto, nelle valli nostre, dove i nostri cormorani stanno distruggendo tutta la fauna ittica. Gradirei che questo progetto, anche per riuscire poi a vedere nelle varie parti d'Italia come sono, benissimo, un progetto fatto a Trento, ma andiamo a monitorarlo in Veneto, andiamo a monitorarlo in Sardegna. Ecco. Quindi riuscire a mettere a confronto anche per capire la consistenza di questa specie che mette in grave crisi i nostri imprenditori. 70 milioni di euro l'anno ci costano i danni da fauna selvatica e questo è un dato Eurispes ed è un dato che non deve essere sottovalutato.
Allora è importante gestire la fauna selvatica. Gestire la fauna selvatica e, come è riportato, usufruiamo delle risorse che abbiamo. Usufruiamo della polizia provinciale, usufruiamo che coordini nel territorio, chiamiamola in maniera impropria polizia provinciale e poi è la polizia ad oggi regionale, che comunque è chiamata ad espletare molti altri lavori per la pubblica amministrazione, e quindi mettiamo a disposizione della polizia provinciale squadre di cacciatori. Perché i cacciatori? Perché comunque sono persone che sono formate, che sicuramente andranno formate anche con altri corsi, ma che hanno una grande conoscenza del territorio e hanno soprattutto una grande conoscenza delle specie, perché l'intervento che dovremmo andare a fare sarà proprio un intervento mirato. Abbiamo nel progetto di legge che abbiamo presentato io e la collega Ciaburro, abbiamo fatto in modo che possa essere ampliato tutti i mesi dell'anno. Perché abbiamo fatto questo? Perché credo che la prima regola sia proprio quella di prevenire. Diversamente non riusciamo, cioè continuiamo a rincorrere il problema, ma non riusciamo a dare una risposta, non riusciamo a risolverlo. Quindi prevenire il problema, già in tutti questi anni abbiamo ben capito che fino ad oggi i metodi che sono stati usati non hanno dato delle risposte, e quindi dobbiamo pensare a dare delle risposte concrete e cambiare il metodo. Anche nel caso dei cinghiali, i chiusini abbiamo visto che non hanno dato le risposte sperate. E quindi c'è la necessità di un prelievo. È inutile anche qui nasconderci, sappiamo benissimo anche le nutrie, se anche non vengono abbattute subito, comunque vengono messe nelle gabbie, e poi lascio a lei a spiegare come saranno gestite queste nutrie. E quindi un intervento, un progetto di legge vogliamo che esca da questa commissione, che sia uno strumento concreto e che vada a risolvere i problemi dei nostri agricoltori. È inutile dire abbiamo usato le figure dei cacciatori, sì, perché ad oggi l'Italia non si può permettere di mettere milioni di euro per preparare altre persone, quindi abbiamo delle risorse che sono formate, che meglio formeremo se l'ISPRA lo riterrà necessario, ma che comunque ci permettono di intervenire nel territorio a costo zero. E questa è una cosa importante, e soprattutto andremo a risolvere un problema dei nostri agricoltori. Grazie. Grazie, collega Sarli. Grazie Presidente. Volevo ringraziare intanto il dottor Genovesi e chiedergli, ovviamente, come già lui ha anticipato, questi contributi scritti, perché purtroppo l'audio a volte non era perfetto e qualcosina può non essere stata ben chiarita. Io ringrazio soprattutto per aver messo in luce anche quello che deve essere l'obiettivo di un intervento normativo in tal senso, perché se l'obiettivo è aiutare gli agricoltori, bisogna prendere una strada, gli agricoltori e i danni all'agricoltura, bisogna andare in una direzione. Se per caso invece l'obiettivo è fare comunque, detto volgarmente, un regalo ai cacciatori, allora la strada è diversa. Quindi no, vabbè, ma questo è un obiettivo, cioè, ma non. Ma, allora, io sto facendo il mio intervento, non sono intervenuta quando lei ha parlato. Scusa, Allora, esatto, allora se mi dice, allora userò altri termini, onorevoli, userò altri termini, ok? per favore, Allora, se. Ok. scusate, non può essere. Allora uso le parole Fate del dottor interrompere la Genovesi. commissione, non mi fate interrompere la commissione, per favore. Allora, Abbiamo capito, la collega. Per ora favore, userò altri io mi termini. scuso con chi ci sta guardando, prego, professore. Userò i termini che ha detto appunto il dottor Genovesi, se ho ben compreso, che appunto
per diciamo, usare lo strumento diciamo, dei cacciatori come principale strumento per il controllo di questa gestione, può essere diciamo, un errore perché la componente venatoria si troverebbe in conflitto di interessi. Queste sono parole che ho sentito in audizione. Perché effettivamente se noi, e poi appunto io penso che se io sto esponendo, dopo aver letto tutte le proposte di legge e aver visto tutte le cose relativamente, penso che possa avere comunque il diritto almeno di dire la mia opinione. Per quanto riguarda i cacciatori, ovviamente sono a detta di molte audizioni, ho seguito anche quelle al Senato sulla risoluzione. Sono stati anche i responsabili dei ripopolamenti, dell'ingresso della Sus scrofa dalle nostre parti. Quindi, comunque, voglio dire, hanno portato appunto animali alloctoni. Quindi, voglio, comunque, io vorrei e chiedo al presidente, Onorevole, la tra collega l'altro, Sarli sta io chiedo al presidente, espo. diciamo, di poter esporre cose che dico, di cui mi prendo Però io assolutamente la responsabilità. vi chiedo solo che non è un dibattito tra colleghi. Sto parlando di un'altra cosa. Collega Caretta, collega Ciaburro, facciamo finire l'intervento. Dopo ci saranno altri interventi. Il dottor Genovesi potrà rispondere. Non è un dibattito tra di noi su questo tema. Ci sono Allora, sensibilità arrivo alla diverse. domanda che Vi volevo fare al chiedo di dottor poter Genovesi. continuare questa Ok. audizione. Allora, voglio fare la domanda al dottor Genovesi, che appunto poi questo dovrebbe essere lo scopo delle audizioni. In realtà, appunto, siccome noi stiamo toccando una legge che è vero che ha 30 anni e quindi le cose possono essere modificate, però fu anche un equilibrio molto difficile da trovare tra, diciamo, la componente ambientalista e comunque il mondo venatorio. Quindi è un equilibrio molto delicato che si è trovato dopo un lavoro molto complesso e come avviene in questi casi. Ovviamente quando si interviene su una, diciamo, ho visto che il dottor Genovesi parla di operatori che ovviamente devono essere adeguatamente formati, questo soprattutto perché non basta la licenza di caccia per affrontare un piano di selezione. Diciamo, non eliminare i metodi ecologici e comunque se si parla di prevenzione, la prevenzione che è importantissima anche per le normative europee, anche ai fini degli indennizzi, anche al fine di uscire dal de minimis e poter avere veramente dei ristori e dei risarcimenti anche al 100% per gli agricoltori, perché l'aspetto dei danni all'agricoltura comunque sicuramente è caro a tutti. Anche il riequilibrio tra le specie selvatiche, perché ovviamente se una specie selvatica prevale va a danno di altre, quindi anche io che sono a favore, cioè comunque degli animali in generale, ovviamente non penso che sia bene il prevalere di una specie selvatica su un'altra. E credo che la legge attuale diciamo, già prevede, e ci sono degli operatori con cui ho parlato, che già prevede che le regioni possano intervenire con dei piani, con dei corsi, con dei piani, diciamo, di selezione, ovviamente mirati a questo. Quindi quello che mancavano probabilmente, e secondo me, questo voglio dire, è la mia domanda, delle linee guida nazionali in cui viene uniformato il sistema della raccolta dei dati, l'implementazione della banca dati, diciamo, l'importanza di tutti quelli che sono i mezzi di prevenzione e quindi anche la sovvenzione al 100% di tutti questi mezzi di prevenzione e degli agricoltori e degli allevatori che ne vogliano fare ovviamente uso. E anche quindi appunto la proposta di creare appunto un sistema, una rete nazionale che metta in collegamento con dati molto trasparenti, che possano essere accessibili a tutti. Cioè, più che modificare la legge in sé, anche perché la legge in sé è già nei fatti comunque attuata dalle regioni con l'uso di operatori che non sono solo quelli previsti, con i corsi, e se l'ISPRA ha i piani e le richieste da parte delle regioni di fare dei piani di selezione, mi sembra che non abbia mai dato dei pareri negativi. Quindi voglio dire, quello che probabilmente manca è anche nel sistema dei ristori, della raccolta dati,
per poter far sì che non è che un allevatore o un agricoltore di una regione sia ristorato in maniera diversa o più tardiva rispetto a un altro. Quindi su questo, secondo me, sarebbe molto interessante sia il lavoro della Commissione, magari in collaborazione comunque ovviamente con gli enti preposti, per creare delle linee di guida nazionali che possano andare verso la soluzione del problema se veramente l'obiettivo è che lo vogliamo risolvere. Grazie. Collega Bond. Allora, senza polemica alcuna, saluto il responsabile di ISPRA, senza polemica alcuna, sono 10 anni che noi continuiamo a parlare di questo argomento, sentiamo anche nominare molte volte l'ISPRA, vediamo delle gran riunioni fatte a livello regionale, ma poi il problema si aggrava sempre di più. Allora, vuol dire che, fatta questa premessa, vuol dire che le misure e anche, dico anche i provvedimenti legislativi, sia nazionali che locali, non sono centrati per affrontare il problema. E una considerazione che faccio subito, non sarò lungo, è che anche ISPRA si deve mettere in discussione. Perché se, e lo dico senza alcuna polemica, se siamo arrivati a questo livello, è anche merito di ISPRA. Nel rallentamento dei pareri di prelievo e di intervento, nel non dare risposte immediate, nel tante volte tergiversare su alcune specie che sono altamente dannose. I cormorani sono, rispetto praticamente al rapporto ittico dei nostri fiumi, non sono positivi, sono estremamente negativi come i corvi e come i gabbiani. Hanno lo stesso tipo di intervento e non si può tergiversare nel dire non preleviamoli, perché a quel punto lì si ammette già che ci sia un danno. E arrivo alla considerazione del danno. Il tema è che non sono, come diceva un intervento prima, 70 milioni di euro di danni, ma sono molti di più. Perché in molti casi i nostri agricoltori non fanno più la coltivazione, non producono più, perché sanno che non sono praticamente indennizzati. E porto un esempio, qui ISPRA non c'entra. Danno al fagiolo da parte di ungulati, caprioli in specie e cervi in specie, danno rilevato in Veneto 22 mesi fa, circa 3.000 euro. Danno ancora da pagare, danno ancora da indennizzare, danno rilevato dalle guardie provinciali, danno ancora da indennizzare. Perché? E perché arrivo alla proposta? Perché alla fine il tema è che se non si capisce che anche il danno della fauna selvatica alle colture agricole fa parte di un settore dell'agricoltura e deve essere integrato su questo con fondi opportuni, invece si tiene essenzialmente in parte il freno tirato a mano di una parte di soldi dei cacciatori e una parte messa lì che non si sa se è agricoltura o ambiente, se non si capisce che anche quei danni lì fanno parte di una sezione dell'agricoltura, noi non possiamo assolutamente venirne fuori, perché alla fine quando tu subisci un danno non sai se verrai pagato. E anche le misure di prevenzione che ho sentito parlare da parte del responsabile ISPRA in termini di possibili effettuazioni e misure di prevenzione, devono essere tarate, perché mi spiego, anche su questo ci sono animali che hanno un peso e una forza talmente elevata che la misura di prevenzione diventa solamente un costo per gli enti locali nella realizzazione, uno sborso, perché non danno risultati. E anche qui ISPRA deve dare delle misure, delle linee guida specifiche, di modo che le amministrazioni si possano tarare sul consiglio che devono dare agli agricoltori per realizzare misure di prevenzione. Entro poi nel merito, punto, e poi finisco, di chi deve fare il prelievo venatorio o di chi deve fare il prelievo sulla fauna dannosa all'agricoltura, termine più giusto. Ecco, qui bisogna capirci. Possono essere i cacciatori? Certamente sì. Devono essere, secondo me, e la proposta di Russo, Paolo Russo e l'altro Sant'Angelo, mi pare,
È una proposta che secondo me è centrata, anche se non fa parte del sistema legislativo nazionale. Avvicinare di più il prelievo venatorio al territorio. Vi spiego. E qui potremmo trovare una quadra tutti assieme. Adesso la gestione è prettamente regionale e la regione, onestamente, in gran parte del territorio nazionale ha fallito. Il sistema regionale ha fallito. Questa proposta prevede che ci siano i prefetti laddove vi sono delle grandi infestazioni di animali a fare una sorta di autorizzazione a dei cacciatori o a dei soggetti che fanno il prelievo. E secondo me avvicinare il problema al territorio potrebbe essere una soluzione. Perché non è la soluzione pagare le guardie venatorie oppure praticamente dei soggetti pubblici a fare il prelievo venatorio, come accade in qualche parco di qualche regione del nord. Perché si ha un esborso del pagamento dei soggetti a fronte essenzialmente di un risultato che potrebbe essere tranquillamente raggiunto anche da dei semplici cacciatori che sono molte volte, non per difendere la categoria dei cacciatori, molto più preparati nel prelievo venatorio di guardie che fondamentalmente lo fanno 3, 4, 5, 6 volte massimo in un anno. Allora, la proposta che faccio io è, che è anche una domanda. ISPRA deve diventare soggetto propositore di una serie di proposte, anche di tipo legislativo, praticabili sul territorio più vicino a dove viene effettuato il danno, sia per quanto riguarda le misure di prevenzione, sia per quanto riguarda i soggetti che possono fare il prelievo, sia per quanto riguarda la modifica del calendario venatorio. Togliamoci la tunica del conservatorismo naturalistico, in qualche maniera dicendo no a tutto, ma cerchiamo di affrontare il problema, perché se non affrontiamo il problema, alla fine verrà fuori una rivoluzione perché qualcuno si arrabbierà e comincerà ad abbattere gli animali senza tesserino venatorio, senza licenza di caccia, nella rabbia totale di non poter affrontare la questione e di avere solamente dei danni, danni addirittura non pagati. Grazie. Onorevole Loss, vi chiedo massima sinteticità perché stiamo sforando di 10 minuti e dobbiamo ancora aspettare qualche risposta. Certo, grazie Presidente. Faccio velocemente le mie domande. Allora, grazie al dottor Genovesi. Sono 3 domande molto semplici e si riallacciano anche in parte a quanto detto dai miei colleghi prima. La prima riguarda il concetto della biodiversità che è stato richiamato, no? Come sappiamo, la presenza della fauna selvatica in eccesso sui territori, sia per quanto riguarda gli ecosistemi agricoli che forestali e silvopastorali, come li chiamiamo anche di alta quota, può rischiare di diventare un serio danno e una criticità per la biodiversità stessa. Quindi, come intende comportarsi ISPRA dal punto di vista comunicativo su questo argomento, proprio perché la biodiversità sta diventando il tema centrale per le prossime politiche nazionali e su spinta anche europea. Quindi, quale chiarezza scientifica si propone e può dare ISPRA su questo frangente? Il secondo, cosa ritiene in merito alla gestione faunistica possa essere l'intervento recuperando la competenza di un corpo di controllo come potrebbe essere il CUFA, per esempio, i carabinieri forestali, ma questa è un'ipotesi, volevo sapere cosa ne pensa. E l'ultima, invece, in merito alle richieste anche che accennava di coinvolgimento di ISPRA nelle istruttorie di intervento, anche non menzionate dalla legge, una valutazione sulle eventuali necessità di potenziamento dell'organico di ISPRA e/o se dedicare un ramo, un settore, un istituto a sé per la gestione faunistica, in questo momento che sta diventando veramente un'emergenza. Grazie. Grazie. Onorevole Benedetti, stessa raccomandazione se possibile. Sì, Presidente. Allora ringrazio Genovesi di ISPRA per la relazione. Chiedo, dal momento che per vedere se la legge 157 del 92 funziona, bisogna vedere se quello che la legge prescrive viene applicato oppure no. Quindi volevo chiedere quali metodi ecologici, cioè se c'è una registrazione, diciamo un database di tutte le volte in cui appunto sono stati approntati i metodi ecologici e se questi effettivamente hanno dato poi un riscontro di efficacia sul territorio. Quindi se anche da parte delle regioni,
C'è una raccolta dati che ovviamente sia utilizzabile poi per fare gestione faunistica, perché poi il problema credo che sia anche molto la confusione che si fa tra caccia e gestione faunistica. La gestione faunistica ha bisogno di azioni di controllo, cioè di dati che possano essere ad esempio sulla quantità, la dislocazione, la struttura di popolazione, no? Delle specie che in teoria dovremmo andare a gestire. E allora l'altra domanda è: le regioni hanno questi dati? Sanno che struttura di popolazione ha una specie sul loro territorio? Li mandano a ISPRA? Perché altrimenti quello che noi abbiamo fatto fino adesso, e per cui le persone magari fanno una critica alla legge 157 del 92, è caccia, non è gestione. La gestione significa che uno sa che cosa sta andando a fare su una data specie, perché conosce quella specie in tutti i suoi aspetti di popolazione. E poi l'altra domanda è: in che modo, nel caso i coadiutori dovessero essere presi appunto dal mondo venatorio, in che modo si potrebbe eventualmente eliminare il conflitto di interesse che potrebbero avere? In che modo si può garantire, insomma, che il conflitto di interesse non abbia la meglio? E poi l'altra cosa, relativamente ai danni, potrebbe aver senso prevedere una, oppure se già ci sono dei progetti che prevedono dei corridoi ecologici per quanto riguarda gli incidenti stradali, ad esempio, no? E se potrebbe avere senso eliminare la braccata come pratica. Bene, grazie. Ultimo intervento, non ne prendo più. Golinelli. Io invece volevo ringraziare anche il collega Bond, perché ha dato degli spunti molto interessante sul fatto che se siamo arrivati qui vuol dire che c'è stato, a distanza di 30 anni dalla nascita della legge 157, sotto anche varie responsabilità, un diffuso fallimento, perché adesso ci siamo concentrati su specie nocive quali i cormorani o le nutrie, ma faccio notare che basta andare in un qualsiasi canale per vedere ormai che un animale come il germano è diventato stanziale, e presto saremo probabilmente a parlare anche dei danni da germano. E sempre in rincorsa, se uno fa caso nelle nostre valli, animali come gli ibis sacri, che sono alloctoni, stanno per diventare di fatto stanziali e sicuramente non faranno bene alla biodiversità e all'equilibrio faunistico che c'è nei nostri territori. Io ho sentito una cosa però che non mi è piaciuta, perché si è concentrati sul discorso dei metodi selettivi e che un metodo come la braccata non andrebbe bene. Però noi siamo a tutti gli effetti d'emergenza sanitaria per quanto riguarda la peste suina africana. Cioè, esiste tutta una fascia a est dell'Europa e nella fascia balcanica dove il problema, pensiamo anche alla Germania nella zona di confine con la Polonia, dove il problema è presente, e qualora arrivasse in Italia gli effetti sarebbero devastanti per la nostra zootecnia e per anche la nostra economia, perché vorrebbe dire non poter esportare più un grammo di carne all'estero in tutti quei paesi che hanno norme sanitarie stringenti sui prodotti alimentari. Ecco, a me viene da pensare che se uno vuole ridurre il rischio, il rischio è proporzionato alla presenza di cinghiali. Se ci sono 100 cinghiali il rischio è 100, se ce ne sono 50 il rischio è il 50% inferiore, perché sappiamo che il cinghiale è il vettore primario di una patologia come la peste suina africana. Ecco, a me viene da pensare che se si vuole fare un'operazione di biosicurezza in una zona, ad esempio come il Friuli, che sarebbe la parte dell'Italia in cui ci potrebbe essere l'ingresso di animali infetti, lì bisogna fare pulizia, e per fare pulizia si usano gli strumenti più idonei, anche se invasivi, a fare pulizia. E questo è il caso della braccata, perché se io devo tirare via i cinghiali da una zona a rischio, i cinghiali li tiro via coi cani. Capisco che i cani possono andare a disturbare anche i caprioli, i daini e i babbuini. Però se c'è da fare un lavoro di messa in sicurezza di un territorio, si usano tutti gli strumenti. Ecco, non trovo ragionevole dire esiste la girata o esistono metodi selettivi. Cioè, se noi dobbiamo fare pulizia, gli strumenti sono i cacciatori, perché sono presenti a costo zero. Poi capisco che infastidisca il fatto che sia anche una passione la caccia, però
se quelle sono le figure più formate e più preparate ad affiancare le guardie provinciali, che per questioni numeriche non possono fare questo lavoro, però gli strumenti sono da usare tutti in funzione del problema, non da mettere dei paletti, la braccata non va bene. E qua anche quanto scritto dalla collega Caretta, che i metodi selettivi possono anche andare bene, ma non sono necessariamente l'unica soluzione. Grazie. Grazie, siamo andati un po' lunghi. Chiedo se il dottor Genovese vuole, magari in pochi minuti, massimo 4 minuti, rispondere a qualche cosa, però gradiremo ovviamente il suo intervento per iscritto, anche queste risposte che daranno in più dettaglio per iscritto, così come i dati che la Commissione ha richiesto. Prego. Grazie, no, i temi sono tantissimi, per cui cerco solo di dare qualche sinteticissimo elemento. Mi spiace se sono andato lungo nella mia presentazione. Sicuramente, come ha detto l'onorevole Caretta, diciamo, la norma è vero, io capisco perfettamente quanto ha detto l'onorevole Salli sul fatto che la norma è anche un equilibrio tra componente ambientalista e venatoria. Certo che attualmente, dopo 30 anni, perché l'anno prossimo sono 30 anni dall'adozione di questa norma, alcuni punti, qualche limite lo mostrano, e sono ad esempio gli operatori, perché questa possibilità è stata a lungo bloccata da un'interpretazione stringente della norma, la possibilità di intervenire in città, e il chiarimento su come applicare il principio sui metodi di prevenzione. E quindi, diciamo, alcuni elementi ritengo che possa essere opportuno rivederli. E, diciamo, sicuramente ci sono temi, ci si è molto concentrati sul cinghiale, ma ci sono tanti temi di danni. Penso al caso della nutria. Sulla nutria c'è un obbligo europeo di intervento. ISPRA ha presentato un piano di gestione con obiettivi chiari regione per regione, anche concordati con le regioni, ma non viene approvato in conferenza Stato-Regioni. Quindi, diciamo, noi cerchiamo non solo di fare i nostri pareri, ma di elaborare linee guida propositive che diano strumenti per affrontare diverse materie. Al momento stiamo rivedendo le linee guida sulla gestione del cinghiale nelle aree protette e fuori dalle aree protette. Quindi noi cerchiamo di rispondere a questa richiesta. Ci rendiamo perfettamente conto delle problematiche, che non sono solo monetarie. Non sempre il livello dei danni misurato con i costi in euro spiega le difficoltà di aziende agricole, di allevatori, di fronte ad alcuni danni. Quindi noi ci rendiamo conto della necessità di una gestione più efficace. Sicuramente, riprendo l'elemento sollevato dall'onorevole Benedetti sui dati, c'è una forte carenza di dati. Noi stiamo raccogliendo dati sui metodi di prevenzione, gli interventi sul cinghiale, però lo facciamo con grande fatica, perché da parte delle regioni non sempre c'è una comprensione che i dati sono essenziali per migliorare la gestione. Sul ruolo di ISPRA, per intervenire ad esempio sul cinghiale ci sono forme di... c'è la caccia nella stagione, che si fa anche in braccata, c'è la caccia di selezione, che la norma prevede e permette di operare anche 12 mesi all'anno, e noi diamo parere favorevole alla caccia in selezione per 12 mesi all'anno se c'è un obiettivo di contenimento dei danni. E c'è il controllo. Faccio solo l'esempio del Piemonte. Recentemente abbiamo avuto una riunione con i prefetti, gli assessori, le province e le associazioni agricole in Piemonte, dove tra le diverse forme di intervento c'era arrivata una proposta di abbattere 1.000 cinghiali in selezione. Il nostro parere è stato che tecnicamente sarebbe stato opportuno alzare la cifra da 1.000 a 11.000 capi. Quindi, diciamo, il nostro ruolo è di dare indicazioni tecniche anche propositive per intervenire in modo più efficace, ma certo con dei paletti. Quello della braccata, io capisco la posizione dell'onorevole Golinelli, però la braccata che viene utilizzata in stagione di caccia, utilizzata al di fuori di questo contesto, rischia di avere effetti negativi. Noi partecipiamo a un tavolo sulla PSA, sulla peste suina africana, attivato dal Ministero Salute, ma da quel tavolo emerge che la braccata rischia di muovere di più i cinghiali, di spargere le patologie più che di contenerle. Quindi il nostro ruolo, noi cerchiamo di interpretare il nostro ruolo dando indicazioni che aumentino l'efficacia degli interventi, ma parallelamente tutelando la biodiversità e l'ambiente naturale. Questo è possibile, non siamo fuori dal mondo, cerchiamo di raccogliere esempi da altri paesi, dalla lettura scientifica, per dare indicazioni sempre più puntuali.
E su questo ovviamente siamo sempre pronti al dialogo per dare indicazioni più specifiche su come affrontare i diversi temi. Non so se ho ancora tempo per rispondere a tanti dei punti sui corridoi ecologici. Un punto che vorrei dire, il conflitto di interesse col mondo venatorio, scusate solo questo punto. Sicuramente le problematiche stanno aumentando, noi siamo chiamati a un impegno crescente che facciamo fatica a svolgere, quindi ringrazio molto l'onorevole Loss sul richiamo ad un rafforzamento delle strutture tecniche che in ISPRA sarebbe essenziali. Serve anche una crescita del mondo venatorio. Finché ci sono associazioni, come faccio l'esempio della Pro Cinghiale in Toscana, è difficile avere una collaborazione del mondo venatorio per contenere il problema, ma ci sono invece componenti del mondo venatorio pronte a collaborare, quindi occorre una crescita, una formazione del mondo venatorio, a nostro parere, che permetta di superare alcuni conflitti di interessi che finora hanno limitato questo ruolo. Io direi che mi fermo qui per non rubare. Grazie. Allora attendiamo i suoi contributi. Perfetto. Grazie a tutti. Grazie dottor Genovesi, ma si vede l'interesse è molto alto per questa commissione, per questo argomento come del resto. Passiamo subito all'altra audizione. Quindi facciamo introdurre le agricole, se sono già collegate le colleghiamo, così diamo subito la parola. Ovviamente noi ora monitoreremo l'aula, come sapete probabilmente avremo anche lo spazio dei 20 minuti perché pensiamo che sarà imposta la fiducia, quindi potremo continuare questa audizione. Vediamo un attimo sui 20 minuti, la pregiudiziale, monitoreremo, eventualmente poi recupereremo. Cominciamo subito, darei... Tanto avete avuto modo di seguire l'audizione anche in differita, quindi sapete di cosa parliamo. Cominciamo con l'intervento per Agrinsieme. Chi interviene per Agrinsieme? 10 minuti, prego. Buongiorno, sono Postorino, intervengo per Agrinsieme. Intanto ringrazio, prego, il Presidente. E mi sente? Mi sente? Mi sentite? La sentiamo, prego. Allora, intervengo per Agrinsieme. Intanto ringrazio il Presidente e i commissari per l'opportunità di affrontare ancora una volta questo tema. Ringrazio anche i proponenti delle iniziative legislative, perché anche loro si sono impegnati, mi pare, abbastanza con grande difficoltà in un tema abbastanza delicato. Il tema è delicato e dannoso, ne parliamo da tantissimo tempo, però non siamo mai riusciti a trovare una formulazione adeguata per poter poi risolverlo. Noi riteniamo che nei 30 anni di abbandono del governo della gestione faunistica le specie ungulate e anche altre specie abbiano proliferato, abbiano esteso la loro numerosità e abbiano anche esteso i loro areali di presenza. Questo ovviamente non poteva che cozzare con un quadro di attività che si svolgono sul territorio consolidate da tempo, che ne risentono in maniera abbastanza evidente. La mancanza di governo ha anche creato delle situazioni ormai insostenibili e direi anche molto pericolose, visti gli esiti che riscontriamo giornalmente. Negli ultimi 6 mesi sono stati inventariati circa 86 incidenti stradali, con 5 morti e 111 feriti gravi. Questo dovrebbe già essere sufficiente per capire che questa è una situazione diciamo insostenibile, che ha poi anche risvolti di carattere economico abbastanza importanti. Gli incidenti, quasi tutti derivanti da sovrappopolazione e quindi da presenze in aree decisamente indesiderati, provocano anche danni di carattere ambientale, perché la sovrappopolazione di fatto impedisce a tutta la selvaggina che cova a terra, sovrappopolazione di ungulati, di potersi riprodurre, e quindi sotto il profilo ambientale abbiamo una doppia incidenza che a nostro avviso andrebbe affrontata e definita in maniera anche urgenti. Direi che adesso negli ultimi mesi si aggiunge anche il rischio di epizoozie che potrebbero trasferirsi da animali selvatici
alle strutture produttive sui Nicole. È di qualche giorno fa la presenza di due casi di peste suina in Germania, individuata e contenuta in maniera anche abbastanza efficace. Questo però rende evidente il rischio che, non essendo gli animali selvaggi controllabili nella loro erraticità, questa presenza possa avvicinarsi sempre di più agli areali italiani, che per noi sarebbe gravissimo, stante la necessità di assicurare una sanità dei prodotti suinicoli che ci viene riconosciuta e soprattutto che presiede a delle DOP molto importanti che dovrebbero essere messe in discussione dalla presenza di epizoozie diffuse nel territorio. Quindi, a nostro avviso, si dovrebbe ripartire con la definizione delle presenze, quindi facciamo i censimenti realistici, non se censimenti per sentito dire, come spesso si fanno, che in qualche caso esagerano, in qualche caso minimalizzano, e soprattutto dobbiamo avere l'obiettivo che, fatti i censimenti, puntiamo ad un programma di controllo del numero delle presenze che determini un equilibrio faunistico e anche un equilibrio di carattere ambientale. Sul territorio devono poter convivere sia le specie ungulate sia le altre specie. Abbiamo una serie di difficoltà enormi anche con nutri e cormorani, e non si esaurisce certamente a loro la lista delle specie che creano le difficoltà alle attività agricole, ma io penso che l'equilibrio faunistico gioia anche sotto il profilo ambientale in maniera determinante, e dovrebbe essere questo il nostro obiettivo. A chi affidare i controlli? A nostro avviso dovrebbe essere definita una norma che affida a persone esperte e coinvolga anche gli agricoltori. Gli agricoltori sono presenti sul territorio, in questo caso fino ad ora sono stati solo strumento passivo, nel senso che abbiamo segnalato ma non abbiamo mai avuto la possibilità di intervenire. Peraltro la tempestività di intervento è una delle condizioni principali se si vuole effettivamente ottenere dei risultati, quindi continuare con questa formula, sempre oggetto di disputi giudiziarie, non penso che sia utile e non ci ha portato fino ad ora e non ci porterà più avanti ad alcun risultato positivo. Per evitare anche che ci possa essere il sospetto che questo controllo possa diventare anche un ulteriore strumento di attività venatoria, noi non abbiamo delle preferenze. Potremmo anche suggerire di rivolgersi all'esercito, quindi a persone che non hanno interessi di carattere venatorio, hanno peraltro strumenti utili e efficaci per poterlo fare, e soprattutto come dire, orientati da qualcuno che gli dà degli obiettivi, e evitando che ci si possano creare quelle condizioni di difficoltà di gestione all'interno del territorio. In molti casi viene proposta anche la difesa attiva. Io vorrei ricordare che la difesa attiva oggi si traduce in recinzioni che sono sicuramente molto costose, ma è facilmente comprensibile, ma allo stesso tempo non penso che producano gli effetti come dire, decisivi con specie che riescano tranquillamente a saltare i 2 metri delle recinzioni, e altre specie che invece riescono a eluderle in maniera un po' più aggressiva. Mi riferisco ovviamente ai cinghiali. Ma poi c'è l'altro effetto di carattere ambientale, che ricingere tutto il territorio non penso sia una bellissima esperienza, visto che siamo nelle condizioni di dover tutelare un territorio splendido che tutti ci invidiano. Noi pensiamo che sia arrivato il momento di smettere di studiare. Abbiamo produzioni scientifiche a tutti i livelli, non abbiamo più bisogno di sapere come, quando e perché intervenire. Abbiamo le conoscenze diffuse, ci aiutano tutti i centri universitari e tutti i centri istituzionali che ormai conoscono a menadito il problema della sovrappopolazione. A questo punto, alla politica nazionale e regionale, aggiungo, spetta il compito di decidere. Le responsabilità sono abbastanza evidenti. Noi siamo pronti ad aiutare, se ci sarà chiesto, il sistema per controllare le presenze non gradite, però adesso la politica deve decidere, quindi spero che gli atti che sono stati proposti vengano definiti con l'obiettivo che poi diventino
realtà e che soprattutto la presenza dei cinghiali innanzitutto, ma anche degli altri selvatici, possa essere effettivamente contenuta. Grazie. Bene, grazie. Per Coldiretti, dottor Masini, prego. Grazie Presidente, buongiorno. Avete il materiale su Geocamera, quello che è stato inviato. Grazie Presidente, sì. Un riassunto breve di alcune considerazioni. Quello che insomma, abbiamo appena ascoltato in termini di rappresentazione del problema risulta ampiamente condiviso, e tuttavia sembra lasciare sullo sfondo un problema fondamentale, quello dell'esercizio delle competenze, cioè a chi appartiene il titolo dell'intervento. Ora, molto brevemente, insomma, partiamo da una norma del 1992, l'articolo 19, che intesta l'attribuzione dei compiti alle regioni. Poiché questa norma è sembrata non funzionare perfettamente, nel 2005, in un decreto legge, misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria, quindi con qualche elemento di incertezza rispetto alla contiguità dell'oggetto, viene stabilito all'articolo 11, quaterdeces, che le regioni possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157 del 92. Ora, questa legge ulteriore poteva sembrare autosufficiente rispetto alla soluzione del problema. Siamo nel 2005, sono trascorsi 13 anni dall'entrata in vigore della legge quadro, e di nuovo ci troviamo di fronte allo stesso problema in termini addirittura di gigantismo degli effetti. Perché non ha funzionato? Io credo che sia utile fare una riflessione, troppo breve, sui rapporti tra legge e attuazione delle leggi. Perché se le regioni hanno cominciato a funzionare per quanto riguarda i meccanismi di intervento, è solo grazie alla Corte Costituzionale. E perché la Corte Costituzionale? Perché il governo ha in più occasioni promosso dei giudizi di legittimità contro l'attività che le regioni, in attuazione delle leggi del Parlamento, hanno diciamo, tentato di avviare. E quindi è molto importante che, a partire da una decisione del 2021, quindi siamo in termini del tutto recenti, la numero 21, la Corte Costituzionale ci dica che stiamo parlando di un'attività che non è svolta per fini venatori. Quindi, leggendo anche i disegni di legge oggetto di questa audizione, ci dobbiamo rendere conto che quando parliamo di prelievi di contenimento e di abbattimento per fini eccezionali, siamo di fronte ad un'attività che la Corte Costituzionale qualifica estranea ai fini venatori. Non stiamo parlando di caccia. E questa attività viene assegnata alle regioni secondo un principio di gradualità. Io credo che il legislatore debba con attenzione tornare sul sillogismo descritto dalla Corte, la quale tuttavia estende, no, l'elenco dei soggetti autorizzati, inserisce di buon grado anche i proprietari e i conduttori e spiega le ragioni del parziale della parziale rivisitazione del proprio orientamento. Si riducono le aree agricole, si spopolano le aree collinari, aumentano le superfici boscate, diminuisce il numero dei cacciatori e aumenta la criticità e il danno agli ecosistemi, allo sviluppo sostenibile delle foreste, alle attività agricole. Bene, queste attività sono affidate a soggetti che hanno elementi di qualificazione pubblicistica. Quindi anche i cacciatori che siano formati con un particolari corsi di formazione. Questo orientamento risulta consolidato fino ad arrivare ad una sentenza di pochi giorni fa, senza farla lunga, la numero 158 del 2021,
che ammette, ancora una volta la Corte interviene perché il governo in attività destruence tenta di demolire, no, la competenza della regione. La Corte dice anche all'interno delle aree protette, quando l'ente gestore non interviene, è possibile prevedere che la regione introduca propri piani di controllo, facendo partecipare soggetti che, essendo investiti di qualificazione pubblicistica, possono anche essere muniti di porto d'armi, come i cacciatori, come i proprietari, i conduttori di fondi rustici. Allora si potrebbe dire che il percorso è incanalato esclusivamente su base regionale. Beh, io direi che è una parte complementare di un'analisi normativa che ricade però anche sullo Stato. Noi, insomma, col diretti di recente a organizzare una manifestazione in cui è chiesto tanto alle regioni di attuare queste diciamo previsioni normative che sono oggi possibili dopo il collaudo costituzionale, ma anche lo Stato, dicevo, deve fare la sua parte. Come? Sono permesso di allegare una proposta normativa che sinteticamente chiede il coordinamento delle funzioni di controllo alle prefetture, perché purtroppo le guardie provinciali non sempre sono operanti per esercitare la necessaria sorveglianza sulle attività dei soggetti privati, in particolare proprietari e conduttori di fondi rustici, ma le prefetture possono coordinare, possono chiamare anche altri agenti, ufficiali di polizia giudiziaria, nelle attività di coordinamento. Che sia possibile nel caso in cui un proprietario e conduttore non abbia il porto d'armi, perché non è un requisito abilitativo per condurre un'azienda agricola, il proprietario e conduttore possa delegare un soggetto munito di porto d'arma. Chiaramente questa delega ricade appunto su una persona incaricata di un servizio di interesse pubblico, come ci dice la Corte Costituzionale. Tre, che si definisca espressamente che non si tratta di un'attività di esercizio venatorio. Quattro, che sia comunque necessario prevedere l'aumento dell'arco temporale massimo previsto dall'articolo 18 della legge 157 del 92, in cui intervenire attraverso il normale prelievo venatorio sulla specie cinghiale. La legge considera questo periodo temporale e credo che sia nella facoltà del legislatore nazionale prevederne l'estensione. Rimaniamo all'interno della cornice legislativa, ma ne eliminiamo i paletti interni. E poi nelle aree protette, a mio avviso, occorre prevedere la nomina di un commissario ad acta nel momento in cui, su segnalazione magari del prefetto, ancora una volta, si verifichino diciamo, danni al di sopra di una soglia di normale tolleranza. Occorre mettere a disposizione anche delle risorse. La tassa di concessione governativa potrebbe avere una precisa destinazione in questo senso. Per cui cioè, c'è da immaginare, e termino, ringrazio, in combinato disposto, tanto un oggi intervento esteso alle regioni, evitando che il governo continui a minacciare, no, la normale gestione delle attività di cui, insomma, sono competenti rispetto all'articolazione costituzionale le regioni, ma che anche sia possibile realizzare alcune modifiche già a partire, ecco, dalla prossima legge di stabilità. Perché? Perché è chiaro che i danni, così come veniva detto, sono tanto elevati da diventare anche un'occasione di responsabilità contabile per chi non intenda rimuoverne le conseguenze. In ultimo, non possiamo non sottolineare, tra l'altro, che delle proposte oggetto dell'attenzione in questa audizione, l'iniziativa in particolare segnalata a firma
dell'onorevole Russo contiene anche più ampi riferimenti a specie che sono occasioni di danni per l'agricoltura. Mi riferisco alla nutria, non è un tema da sottolineare in particolare in alcune aree sul piano dell'assetto idraulico, e obiettivamente ulteriori norme di significativo interesse come i contratti assicurativi e il riferimento alla tutela del patrimonio zootecnico dai danni delle specie carnivore. Raccomanderei di tener conto del fatto che siamo privi delle linee guida del piano nazionale di gestione della specie lupo, ormai da tempo immemorabile. Queste lacune amministrative chiaramente allontanano qualsiasi ipotesi di soluzione più complessiva del problema della fauna. Grazie. Bene, chiedo se ci sono interventi. Onorevole Sarli, prego. Grazie Presidente. Allora, prima al Postorino che di Agri Insieme, che è intervenuto e ha introdotto il problema della peste suina africana, che è stato introdotto anche prima dal collega. In realtà qui poi bisogna fare moltissima attenzione, questo non lo dico, diciamo così, ma lo dico in quanto anche veterinario. Il controllo di una malattia infettiva, diciamo non potenziale zoonosi ma contagiosissima per gli altri animali, e quindi poi con tutti i rischi che avete giustamente enunciato di poter poi rovinare le nostre diciamo popolazioni, gli allevamenti, è un piano di controllo e di gestione che comunque non può essere lasciato purtroppo a cacciatori né agricoltori né a cose come la braccata, perché da un punto di vista sanitario poi diventa importantissimo che gli abbattimenti, i prelievi coinvolgano gli istituti zooprofilattici. Bisogna fare i prelievi degli animali, perché se io devo capire se sono entrati animali portatori eventualmente di malattia, c'è bisogno di un percorso sanitario. Va bloccata quindi la braccata, che li fa spostare troppo velocemente, e questa cosa potrebbe sfuggire poi al controllo, e bloccare la vendita illegale delle carni di cinghiale, che purtroppo è una cosa che avviene. Quindi anche qui, se abbiamo chiaro l'obiettivo, il percorso diciamo va poi fatto con tutela, cioè con le giuste con i giusti step e i giusti riferimenti. Poi appunto Masini interveniva dicendo che le leggi ci sono già e che vanno attuate. Su questo è una cosa appunto che nel mio precedente intervento anche con ISPRA ho fatto, cioè che ci sono delle norme. Io chiedo al Presidente se è possibile diciamo poter fare l'audizione senza sentire in sottofondo altri che parlano, perché io comunque quando gli altri parlano sto zitta, diciamo. Grazie Presidente. Che ci sono già delle le leggi che vanno appunto a tutelare e che purtroppo, come spesso accade, esiste la legge ma l'applicazione è complessa, spesso servono sentenze della Corte per portare avanti le cose. Su questo sono perfettamente d'accordo, e lui accennava delle linee guida ed è una cosa appunto che secondo me manca, e che secondo me anche da parte facendo le linee guida nazionali per un piano di gestione si potrebbero superare una serie di problemi normativi che sono diversi da regione a regione, e anche insisto sull'aspetto degli indennizzi, della valutazione dei danni, dell'implementazione dei sistemi di difesa attiva, della conoscenza e della formazione anche di chi deve attuare questi sistemi di difesa attiva. Io insomma quindi ringraziavo il Masini di Coldiretti che aveva introdotto questo concetto, e dicevo se lui appunto pensa che queste linee guida nazionali possano superare quello che poi noi invece cerchiamo di andare a modificare attraverso altre leggi che modificano altre leggi che poi non vengono attuate, e ci troviamo sempre al punto di partenza. Grazie. Grazie, prego onorevole Caretta. Sì, grazie Presidente. Un ringraziamento al dottor Postorino e al dottor Masini per il loro intervento. Solo un impegno da parte mia come capogruppo di Fratelli d'Italia e presentatrice di uno dei tre progetti di legge,
che l'intenzione è proprio quella che non rimanga lettera morta, ma credo che dalla 157-92 ad oggi, come ho avuto modo di dire anche prima, il nostro territorio, la nostra fauna selvatica è cambiata e adesso c'è un intervento da fare proprio di vera gestione di questo patrimonio faunistico. E per gestione si intende anche andare ad arginare tutte quelle specie che stanno proliferando e creando gravi danni all'agricoltura. Io non credo, e anche all'ambiente, e ovviamente la mia parte ambientalista dice anche creando un grave danno alla biodiversità. Ovviamente gli indennizzi non sono sufficienti, perché un'azienda agricola che si vede distrutto il raccolto non è solo un discorso economico del raccolto, ma è proprio un danno che viene fatto alla nostra attività, viene fatto anche un grave danno al Made in Italy del nostro paese. Quindi credo sia necessario che appunto questo iter proceda rapidamente. Ringrazio soprattutto voi che con la vostra esperienza potete sicuramente darci suggerimenti per arrivare a una legge che poi possa essere uno strumento concreto da applicare nel territorio. Faccio solo un passaggio: il dottor Masini aveva parlato del lupo, anche questo è un gravissimo problema che però sicuramente tratteremo in un altro momento, perché ovviamente la specie lupo è una specie protetta, però voglio sottolineare che più volte io ho richiesto con interrogazione al governo di procedere rapidamente in conferenza Stato-Regioni per approvare quel piano di gestione nazionale di monitoraggio e appunto di gestione della specie lupo, perché altrimenti si rischia veramente che con l'ibridazione nel nostro territorio il lupo andrà in estinzione. E questo noi non lo vogliamo, dobbiamo preservare il tutto, e quindi abbiamo più volte appunto sollecitato questo piano di gestione. Grazie per i vostri interventi, per i vostri spunti. Io ho avuto da parte di Agriinsieme il documento, ma forse è stato caricato su Geocamera quello di Coldiretti, nel caso se... perfetto, ecco, è arrivato. È anche stampato cartaceo. Sì, perfetto, benissimo, grazie infinite. Io lascerei nuovamente la parola sia ad Agrinzi. Onorevole Manca, ho perso l'intervento, prego. No, mi scuso, Presidente, solo una domanda tecnica nel ringraziare ovviamente i relatori. In particolare sul documento depositato dalla Coldiretti quindi al dottor Masini, al punto numero 6, alla pagina numero 6, il punto numero 7, vi è una considerazione in cui si suggerisce, diciamo così, che all'articolo 19,2 della 157 del 92 sia, dopo le parole, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, aggiungere le seguenti, ovvero per l'uso sportivo. Ora, premesso che... da una lettura, diciamo, dell'articolo 19 vi sarebbe anche il comma 3, nella quale appunto si evidenzia la necessità della licenza dell'esercizio venatorio, ossia queste persone, le province si potrebbero avvalere di queste persone. Quindi volevo chiedere al dottor Masini, considerato anche la diversa natura del titolo abilitativo all'utilizzo delle armi, cioè sia per esercizio venatorio con un esame, quindi che viene sostenuto dalla persona che richiede l'esercizio dell'utilizzo venatorio, quindi esame sulla fauna, sulla flora, quindi è proprio una specifica che viene data alla persona che poi eserciterà l'attività venatoria, rispetto comunque ad un'attività sportiva che comunque ha una finalità completamente diversa. Quindi volevo chiedere al dottor Masini un approfondimento sia sul perché non prevedono anche la modifica del comma 3, se è una dimenticanza oppure qual è la ratio, ma soprattutto perché si ritiene di coinvolgere anche chi esercita un'attività sportiva, pur al momento almeno non mi sembra abbia una formazione
almeno sui generis nella fauna selvatica e quindi nell'esercizio dell'attività venatoria su questi animali. Grazie. Prego, allora cominciamo con Agrinsem, poi col Diretti. Prego, se c'è qualche replica, qualche intervento, se no. No, no, assolutamente nessuna replica, solo due suggerimenti volutamente non sottoposti proprio per tentare di perimetrare poi l'intervento ai contenuti delle norme che ci vengono sottoposti. La prima questione riguarda un piccolo chiarimento relativo al nostro riferimento alla peste suina. Non c'è alcun collegamento nel nostro documento fra peste suina e modalità di intervento, non ci sogniamo neanche lontanamente di creare questo tipo di condizioni. La peste per noi è un problema derivato che gradiremmo che non derivasse, quindi solo il contenimento degli animali dà una maggiore garanzia rispetto a questo rischio. Una sottolineatura riguarda anche l'intervento puntuale del collega Masini che ha messo in fila uno dietro l'altro tutte le norme che sostanzialmente potrebbero ma di fatto non vengono attuate. Il tutto secondo noi genera la necessità evidente di intervenire sulla 157 che ormai non solo è datata ma è stata coniata in un momento storico ben definito quando il quadro faunistico e anche delle attività venatorie e dei potenziali fruitori era profondamente diverso. Quindi adesso la 157 avrebbe bisogno di una discreta revisione in funzione di quello che è la realtà nuova, sia faunistica sia socio-economica. Grazie. Dottor Masini. Presidente, grazie. Allora, provo anzitutto a rispondere per il quesito di puntuale all'onorevole Manca. Le proposte che leggiamo, diciamo, in una sorta di emendamento multiplo sono, come appunto appare, molto puntuali, sono piccole. Diciamo interventi chirurgici volti a risolvere problemi. Quello della previsione del porto d'armi per uso sportivo non deve generare, tra virgolette, confusione. Cioè, è chiaro che noi dobbiamo partire dal fatto che l'intervento riguarda esclusivamente la specie cinghiale. L'intervento non riguarda un abbattimento venatorio, ma come abbiamo premesso, perché se ci spostiamo da questo punto non riusciamo a leggere, no, un elemento diciamo di coerenza interna. Non stiamo parlando di caccia, non stiamo parlando di attività venatoria e siamo in un'attività di interesse pubblico. Chi lo dice? La Coldiretti? No, la Corte Costituzionale. Allora noi dobbiamo partire da questo punto in cui l'attività di prelievo non è svolta per fini venatori. Chiaramente per poterla svolgere occorre avere un'arma. Allora l'abilitazione all'uso delle armi nel nostro paese può avvenire normalmente, diciamo, nella diffusione sia per il superamento di un esame a fini venatori e sia per l'uso sportivo, oltre che per difesa personale. Allora, noi abbiamo semplicemente tentato di estendere la possibilità che agricoltori che debbono essere iscritti alla Camera di Commercio, non ad un'associazione venatoria per poter esercitare il mestiere di agricoltore, abbiano regolarmente detenuto un'arma, tanto se in altra parte della loro attività vadano a caccia e quindi il porto d'armi per uso venatorio, tanto se possiedono l'arma per lo sparo sportivo. Chiaramente questo consente la conformità del porto d'arma ai fini delle regole di pubblica sicurezza. È solo questo il tema, ma non è una questione che incide sull'esercizio venatorio, è solo la possibilità di estendere il numero dei soggetti, insieme chiaramente alla delega, perché chi
non ha un'arma, a nostro avviso dovrebbe poter delegare a persona competente. E la Corte Costituzionale ci dice che se persona competente è il cacciatore munito di porto d'arma, non basta, questo soggetto deve anche fare un esame tecnico per acquisire una diligenza speciale. L'agricoltore non deve fare uno speciale esame tecnico, perché la legge dice proprietario e conduttore di fondi rustici, non che sia dotato di particolari competenze dal punto di vista faunistico. Poi all'iniziativa di poter valutare l'utilità da parte delle regioni di un intervento in altro ambito, e io richiamavo semplicemente il fatto che non può una mano tessere diciamo una trama ordinativa e l'altra invece demolire questa trama. Cioè, fin quando noi continuiamo ad assistere da parte del governo a impugnative di leggi regionali, c'è qualcosa che non va, e allora ben venga l'attività di alta amministrazione, ben vengono le attività di disciplina e di coordinamento, di letture e corretta interpretazione che possono svolgere le amministrazioni, quali? Sicuramente il Ministero dell'Ambiente, ma ricordo che ancora formalmente anche il Ministero dell'Agricoltura ha proprie competenze in materia di caccia, in materia di controllo del territorio, in materia direi di tutela delle produzioni agricole. E qui proprio in materia di tutela delle produzioni agricole io chiederei anche a questa autorevole commissione di poter stimolare il governo diciamo nelle funzioni delegate al Ministero dell'Agricoltura a poter riprendere in pieno il coordinamento delle proprie attività in materia, proprio in punto di alta amministrazione. Poi sulle altre specie di fauna selvatica, chiaramente l'interesse è quello sempre di avere un pieno controllo rispetto ad una latitanza amministrativa che continua a penalizzare le produzioni agricole. Grazie. Bene, grazie. L'aula ancora sta continuando, quindi io ringrazio i nostri ospiti, passerei all'ufficio presidenza, chiedo ai colleghi di distribuire lo speech. Sapete, la riunione di oggi pomeriggio è stata annullata, domani è stata annullata la convocazione, quindi